Caccioli contro il Bellaria, se l'unico rischio che può correre il Parma, magari inconsciamente, è quello di sottovalutare l'impegno, se ne accorgo. Sì, insomma, vedendo le statistiche, l'unico pericolo è quello, insomma, è normale. Parlare di queste gare è sempre difficile, insomma, la prima contro la penultima, l'ultima, non ho visto ancora tutta la classifica, ma è normale, dobbiamo andarci con la stessa rabbia agonistica di queste partite, non sottovalutare l'avversario e cercare di sbloccarle il prima possibile. Tu tra l'altro conosci bene quella realtà, ci hai anche giocato, ecco, vista l'opera quest'anno anche la squadra. Sì, abbiamo visto i filmati, ecco, hanno preso tanti gol, davanti comunque hanno un giocatore che adesso è andato a San Marino, che è un buonissimo giocatore, l'altro attaccante abbiamo visto che è un discreto giocatore per la categoria, dobbiamo stare attenti, ma soprattutto l'atteggiamento deve essere quello delle ultime partite. Ecco Luca, i tuoi compagni in settimana, Simonetti e Saporetti, hanno scelto la linea del profilo basso, dice il campionato, essere campioni d'inverno conta relativamente, anche tu sposi questa stessa linea. Sicuramente l'obiettivo primario che siamo posti quando siamo arrivati a Parma è arrivare a dicembre, a giorni di andata, sicuramente essere lassù in alto, se non primi, insomma, stare nelle prime posizioni. Il primo obiettivo è stato raggiunto, ma l'obiettivo importante è sicuramente essere prima alla fine, ecco. Ti faccio un'ultima domanda da parte mia. Domenica con Ravenna, grandissima prestazione, poi a un certo punto cosa è successo? L'ha fatto male, ecco, macchiare tra virgolette la prestazione con quei due gol presi. Sì, il rigore l'ho rivisto, mi è sembrato un po', tra virgolette, generoso, sì, la presa di mani, però in un contrasto la palla era a 3 centimetri, era difficile persino di levare il braccio, lì siamo un po' disuniti, il secondo gol sono andato a contrasto non cattivo e mi ha preso il rimpallo perché era ammonito in area, avevo paura di fare rigore la seconda munizione, non sono andato cattivissimo, però è normale, insomma dispiace aver preso su azione. Un po' doveva capitare, se capitava più avanti eravamo più contenti. Senti, prima dell'intervista stavamo un attimino leggendo la tua carriera, no? Tu hai vinto 1.000 campionati, sei uno specialista, poi però non hai continuato, hai deciso di non continuare, prendo l'esempio magari del Rimini l'anno scorso, mi sa che ce ne sia anche qualche altro. Come mai questa scelta? Perché non, di non andare avanti? Rimini, insomma, non nascondo che insomma, la società non sta attraversando buone acque, anche perché insomma, lo leggo nei siti, insomma, quindi sarebbe stato secondo me sbagliato restare. Ecco. A prescindere da quello, ancora per altre motivazioni mie, però non è che vado via perché voglio andare via. Ecco. In qualche caso sono dovuto andare via, in altri casi non, diciamo, non mi sono trovato a sposare il nuovo progetto, ecco, mettiamola così. Ecco. Se l'anno prossimo, con tutti gli scongiuri del caso, dovesse succedere una cosa del genere, vinciamo il campionato, il Parma vince, Caccioli cosa fa? Ma io, cioè, è una domanda, è normale che qui il prossimo anno vorrà venire tutta Italia, l'ho già detto, è normale. In D forse qualche giocatore non è venuto perché era in D, ma in C qua forse verranno giocatori di Serie B, di Serie A, potrebbero venire, perché in C a Parma oggi forse è la meglio società che c'è in Italia. Quindi è prematuro parlarne, io, a me non mi piace parlare di questo perché cioè, è giusto arrivare prima all'obiettivo, poi parlare di queste cose, visto che ipoteticamente non si può fare contratti, quindi è giusto parlarne a fine anno quando si potrà mettere nero su bianco e c'è tutto un giro di ritorno per dimostrare di essere un giocatore per stare a Parma il prossimo anno. Prima c'è da dimostrarlo, non è che con 18 partite si dimostra di essere giocatore da Parma. A fine anno, quando avremo raggiunto l'obiettivo, tireranno le somme chi deve tirarle, i ministri, la società, tutti, e vedranno chi secondo loro saranno giocatori da tenere qui nel professionismo e chi no. Guardando le tue statistiche dall'inizio fino a qui, io penso, non so se sei d'accordo tu, che hai dimostrato di essere da Parma. Quindi alla fine io immagino questa scena. Tu vieni qui, fai queste partite, fai queste 18 partite alla grande e c'è già magari una sorta di discussione sul tavolo, non so, un'opzione per l'anno prossimo, qualcosa del genere, visto che, come dici giustamente tu, non si possono firmare contratti. No, ma io non c'è opzioni, non c'è niente. Io sono venuto qua con un anno di contratto in Serie D per cercare di portare il Parma ai professionisti. A fine anno, quando raggiungeremo gli obiettivi, siamo prefissati, e la società, se vorrà, ci metteremo a un tavolo e parleremo. Tornando invece al campo, questa nuova interpretazione del modulo, no? Con
tra l'altro il nuovo interprete che è Corpi, che è salito di posizione. Come l'ha presa la difesa? Vi state un attimino trovando meglio? Vi state trovando peggio? Non lo so. No, ci trovavamo bene pure prima. Io credo che ormai il calcio, secondo me, è l'atteggiamento che conta più che, tra virgolette, gli interpreti. È normale, Ciccio è più, tra virgolette, più un centrocampista che una, diciamo, un trequartista, una seconda punta, però è un ruolo che lui ha già ricoperto all'inizio della carriera e lo sta facendo benissimo. Un giocatore intelligente, con qualità, quindi un giocatore che lì può fare bene come sta facendo. Ti faccio l'ultima domanda da parte mia. La società ha tesserato Mulas e ha in prova un altro ragazzo, un altro difensore. Continuano a prendere così dei provvedimenti sulla difesa. Che cosa ne pensi? Ma stanno prendendo ragazzi giovani. Credo che, insomma, Mulla è stato qua un po' in prova. Se hanno deciso di prenderlo, vuol dire che la società intende e vede anche in progetti futuri di prendere giocatori giovani, e da parer mio fa bene, nel senso, quando sono giovani interessanti fa bene a prenderli, anche perché è normale, chiamandosi Parma, è normale che un giocatore ci viene, credo, più che volentieri, ecco. Luca, senti, dall'alto della tua, diciamo, esperienza, quali sono i giovani che sono particolarmente migliorati da settembre adesso in questa rosa? O se c'è qualcuno in particolare? Ma fare nomi è sempre sbagliato. Credo che sono migliorati tutti, certo. È normale, credo che fare un nome, credo che Zomerson, da quando è arrivato e l'ho visto i primi giorni a adesso, è normale quello che ha fatto, tra virgolette, il miglioramento più ampio, perché, insomma, è un portiere, forse si vede, forse ho fatto caso di più, mettiamola così, ecco. Però, insomma, credo che un po' tutti i giovani sono migliorati. Simonetti non ha giocato per 16 partite, è entrato, ha fatto due grandissime partite, quindi queste sono cose positive per noi, per i ragazzi, anche per la società, perché, insomma, un giovane gioca 16 partite, entra, fa due partite di quel livello lì, fa piacere, insomma. E l'ultimissima, possiamo dire che l'atteggiamento visto dal Parma contro Ravenna è stato il migliore, forse, come proprio ingresso alla partita, cioè dal punto di vista dell'aggressività visto fino adesso? Sì, diciamo che, ma non tanto sul piano dell'aggressività, credo sul piano del gioco, forse è stato il primo tempo più bello, secondo me, dell'anno. Forse l'abbiamo fatto bene contro il Pontedera all'inizio dell'anno, avevo fatto anche lì, mi ricordo, un bellissimo primo tempo. Sì, il primo tempo è stato molto bello sotto il piano del gioco, siamo stati aggressivi, abbiamo corso tutti, anche le punte rientravano fino alla difesa, quindi infatti, insomma, abbiamo visto, secondo me, un bel Parma, insomma, credo sia stato divertente vedere il primo tempo. Secondo tempo è normale, anche se non deve succedere, sul 3-0 dopo 20 minuti è normale che ci stacchi un attimino, qualcosa concedi, un po' ti rilassi, ecco. Ma come divertite, Nani? Eh? Senti,